Allora, con Gina Gioia, che è vicepresidente qui dell'Associazione in Cantiere, facciamo qualche considerazione, diciamo, conclusiva, chiusura di questo evento. Abbiamo assistito a una discussione preliminare tra gli associati e Gina aveva sollevato un pochino la tematica della rappresentatività di genere all'interno di questa associazione e all'interno ovviamente anche delle cariche rappresentative di responsabilità che poi fanno conoscere anche questa associazione all'esterno e così via. Ecco, e ci stava un po' un dibattito interno con qualche divergenza di opinioni. La questione era stata sollevata da Roberta Cugliersi spontaneamente e riguardava anche come vogliamo mostrarci all'esterno rispetto alla rappresentatività che abbiamo all'interno. In realtà è chiaro, no, per noi le cariche sono solamente simboliche, ma quello che a me preme, proprio come associazione in generale, è la possibilità di potersi esprimere dopo aver capito, dopo aver veramente condiviso. E cioè, normalmente il voto viene purtroppo espresso solamente perché si vota un certo colore politico. Quello che è l'ideale, secondo me, a cui tendere, chiaramente difficilissimo raggiungerlo, è quello che tutti siano consapevoli di quello che stanno decidendo, di che cosa la politica decide, e di potersi esprimere quindi consapevolmente, quindi poter eleggere i propri rappresentanti in maniera consapevole. Quello che il cantiere, spero, insomma, possa fare è quello di creare l'humus, perché tutti quelli che partecipano siano consapevoli di quello che succede, quindi di creare la responsabilità delle persone verso la cosa pubblica, verso la politica, in maniera che nel momento in cui si vota in maniera consapevole di quello che si sta facendo. È chiaro che poi il discorso va anche capovolto e bisogna andare a vedere dal punto di vista di chi viene eletto, se rispetta i patti e rispetta quello che quanto si è assunto all'inizio. Però almeno da parte nostra, quando nel momento in cui eleggiamo i nostri rappresentanti, dovremmo essere consapevoli. E il problema della inconsapevolezza, secondo me, è dettato dal fatto che noi non ci interessiamo della politica, dal fatto che la politica ci sembra una cosa di cui non possiamo interessarci perché è brutto, o perché è difficile, o perché si fa solamente in certi posti. Invece la politica si può fare, secondo me, anche nelle piccole cose, nella gestione delle piccole cose. E quindi il fatto della mancata rappresentatività delle persone che ci rappresentano, della mancata consapevolezza delle persone che eleggiamo, non riguarda solamente le donne, chiaramente, ma riguarda una grande fascia della popolazione, cioè quelle persone che si disinteressano alla politica, che si rivolgono alla politica solo quando devono raggiungere certi obiettivi e quindi poi trovano le porte magari chiuse o le porte vengono aperte utilizzando dei metodi poco legittimi. Quindi io mi impegnerò all'interno del cantiere affinché ci sia la possibilità che tutti possano essere rappresentati degnamente. Sì, anche, diciamo, il discorso di genere si richiama quello. Anche il discorso di genere, quindi le donne, perché le donne storicamente, socialmente, per motivi di educazione e di sensibilità, in genere rimangono sempre un passo indietro rispetto agli uomini. Gli uomini sono più portati a combattere, a fare battaglia, a darsi battaglia, a competere l'uno con l'altro. Le donne molto di meno. E quindi siccome la politica è un luogo in cui si fa battaglia, l'abbiamo visto, insomma, anche ultimamente nella politica italiana, le donne sono meno propense a comportarsi in questo modo, però non per questo devono essere meno rappresentate.
Cioè le regole della politica finora le hanno fatte gli uomini, quindi le hanno costruite sulle loro propensioni. Dovremmo cercare di ragionare in maniera che tutti siano rappresentati, visto che la metà della popolazione è femminile, quindi bisogna che anche le donne partecipino adeguatamente. Grazie. Grazie a te. Perfetto.